secondo me qui dal vivo oggi ce lo possono fare. Che dici, Simo? Ciao, ciao. Io direi di sì. Ciao, ciao. Lanciamo ciao. La sigla e presentiamo ciao. L'ospite. Ciao, ciao. DJ. Allora, Geo, io ti avevo fatto una promessa tempo fa. Quando ascoltavamo la canzone di Biagio Antonacci, che finiva con il ciao, tu tutte le volte, a tutte le sere, avevi gli occhi a forma a di cuore. Cuore. E io ti avevo promesso dire. Che prima o poi te l'avrei portato. Guarda. Eccolo qui, lui. Eccolo qui. Biagio Antonacci, ciao, Antonacci ciao, su Radio ciao, Bruno. Ciao, ciao. Ciao. Ancora ciao. Ti meriti tutti questi ciao, ciaoissimi. Ciaone, come va di moda adesso, ciaone. Ciao, con l'hashtag davanti. Allora, Biagio Antonacci sarà con noi, con voi, fino alle ore 21 sarà il DJ per una sera per spiegare tutte le sue bellissime canzoni contenute nel nuovo album Dediche e Manie, e poi anche per parlare con voi attraverso gli sms e anche il numero di telefono, vogliamo dare insomma tutti i nostri contatti. 059 06 414 30, questo volevi perfetto. Dire bello. Oppure 348 255 9999, sì, per gli sms e cose più belle, mi raccomando. E poi se ci state ascoltando per radio, ricordatevi che ci potete anche vedere, anzi potete vedere anche Biagio in diretta sul nostro canale televisivo, che è il 256. Così insomma, perfetto, cioè, sono tutti i metodi per stare in contatto non con si scappa noi. Siamo non circondati, si scappa. I social ci hanno messo le mani al collo e noi non possiamo scappare, ma non solo, abbiamo la televisione, la radio, lo streaming, attenzione, dove non arriva la radio in FM arriva lo streaming attraverso il sito radiobruno.it. Ma ricordiamo anche l'app, scaricatela già che ci siete, se ancora non l'avete fatto, è gratuita. Abbiamo iniziato questa bellissima due ore insieme a te con In Mezzo al Mondo. Sì. Ma quando è nata questa canzone? Beh, è nata, aspetta che abbiamo un po' da... sono un po' emozionato, sapete, non è facile fare DJ. Vedi, a fargli dire ciao, 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 l'abbiamo no? impastato un pochino. Allora... fare DJ a quest'età non è facilissimo, però mi viene più adesso facile che prima, perché ero un po' più rincoglionito prima, adesso sono un po' più... capito? Attraverso i concerti, attraverso la promozione, le radio, tutti questi anni di vita, è bello andare anche a fare una cosa e sentirsi sereni, non come un tempo che arrivavi e avevi l'ansia. Io mi ricordo la prima intervista su Radio Bruno, quando arrivavamo qua, eravamo proprio di scappati di casa, no? Ci accettavano, arrivavamo qua col 45 giri, possiamo per favore far ascoltare Biagio, insomma... E quindi le interviste erano molto brigose. Invece stasera andiamo via liberi, in mezzo al mondo. Quando è nata? È nata in un momento dove volevo dichiarare che è bello oggi comunicare anche non attraverso solamente i social o attraverso le cose virtuali. È bello anche parlare, quando avere il coraggio di dire a una persona bella quando la vedi: che bella che sei, fermati, parliamo, prendiamo un caffè o parliamo di vita insieme, che è la cosa più bella del mondo in assoluto. La comunicazione. Tornare a vivere di pelle, non solo di cose che poi alla fine non resta in mano niente. Io so che oggi la gente si comunica attraverso... se vedi una persona o una persona che ti piace, subito vai su Facebook a vedere chi è. Vero. Vero? Assolutamente. Cioè, non c'è più quella cosa bella che ci si fermava. Che bella, come sta? Vieni che beviamo un caffè. Insomma, dai, è il discorso lungo, ma lo faremo in queste due ore. Quindi, Mezzo al Mondo è la parte passionale della vita dell'uomo. E la prossima canzone invece l'annunci per bene? Ecco, io volevo... nella scaletta c'era il migliore. Cioè, scusami, c'era Mio Fratello. Ma la vorrei far sentire dopo. Ascoltiamo il migliore, perché parte il tour con questo brano. Ed è molto, secondo me, molto figo, perché non perché l'ho fatto io, ma perché è veramente bello. Quindi partiamo con il migliore. Eccoci qui, Radio Bruno in diretta, totalmente in diretta, esattamente alle 19.13, siamo puntualissimi, siamo in diretta sotto varie piattaforme, con tanta voglia di parlare di musica e di stare insieme. Sono Biagio Antonacci, non dimenticatevelo, non vorrei che qualcuno dei miei colleghi come Mantovani cominciasse a prendere delle parti o entrare in un mondo di invidia e gelosia, visto che ho rubato questo spazio a lui. Ma non ti preoccupare, caro Mantovani, sono anni che ci conosciamo, sai che io prendo in prestito la frequenza ma non rubo niente. Mentre invece tu ai tempi, caro Mantovani, avevi tempo, avevi anche voglia di fare il cantante, mi ricordo ci hai anche provato qualche volta, avevi delle velleità canore, fortunatamente non sei riuscito e sei rimasto a fare, devo dire la verità, con egregiamente bene il tuo mestiere di conduttore radiofonico. Ciao grande Roby. Allora, il migliore è una canzone molto bella. Mi viene in mente subito il tour, o meglio mi viene in mente perché è la prima canzone dove praticamente
c'è l'attenzione, c'è l'attesa del concerto e arriva questa canzone che è molto forte, ha molta ritmica, è molto dinamica e racconta di quanto noi possiamo essere migliori dentro e quanta forza ci vuole per esserlo, ma quanto poco ci vuole se ci dedicassimo davvero a quello che abbiamo in effetti da dire e dentro, senza paura di essere considerato dagli altri, ma continuare sulla nostra strada pensando che se tu ti reputi migliore a tratti lo puoi diventare veramente nella vita per tutti, ma deve partire da te, quindi la forza deve nascere da te. Abbiamo Paolo in regia che mi sta facendo gli occhi di cuore, che siamo quasi alla fine, no? Possiamo partire con anche un altro pezzo volendo, quindi introduciamo una canzone molto importante, ve la spiego alla fine. Nel frattempo telefonatelo 059 64 14 30 ed entrate in diretta con noi, oppure 348 255 9999 per degli sms. Adesso parte mio fratello, bella Paolino così mi piace, con questo intro mitico, Radio Bruno, mio fratello, c'è Biagio, Antonacci. Eccola che canzone, allora auguri Lucio, auguri, sai. Sono passati anni da quando ti ho visto la prima volta a quando ti ho conosciuto e insomma ieri era il tuo compleanno e noi festeggiamo un po' anche stasera, perché io credo che le cose vadano, i compleanni veri durino sempre, non solamente il giorno, ma si va avanti con ricordi, con la vita. Ma attenzione, allora Anna e Marco era dedicata a una ragazza che ancora non conosco ma che è in linea, Francesca, mi dicono dalla regia. Francesca. Ciao Francesca, come stai? Perché penso che mi venga un infarto. No, non possiamo adesso avere questi problemi, mi raccomando, stai calma, fermati. Siediti, siediti Francesca, siediti. Oh, Dio, mamma mia, veramente. In macchina sono andata a prendere la ragazza in palestra, ho detto vabbè, adesso non lo posso, non posso credere, guarda. Ma perché vai vieni? Siamo noi o è lei che sente male? Ma sei viva voce, Francesca? No, che è tutta la linea. Allora, richiama Francesca, ti richiamiamo noi, non aver problemi, intanto noi prepariamo una canzone, ma prima di mandarla volevo farti un saluto. Comunque, intanto parliamo di Un bacio lungo come una canzone, che è una canzone che ho scritto dopo aver visto in diretta quel meraviglioso concerto che Vasco ha tenuto proprio qui vicino a Modena. La sera vedevo tutti questi ragazzi che si baciavano alla fine del concerto, questi baci lunghi, secondo me non si conoscevano neanche. In quel momento lì, sai, l'amore esplode, la voglia di tenerezza, la voglia di forse innamorarsi. E così la notte ho scritto questa canzone, la mattina mi sono svegliato e l'ho proprio registrata. Un bacio lungo come una canzone. Ho immaginato che due persone si incontrano durante un concerto, vivono una grande passione e si sfogano in questo appunto bacio lunghissimo. C'è Francesca? Non c'è più. Francesca, chiamaci dopo. Intanto ascolta, parti con l'intro, Paolino, perché l'intro è importante, Paolino. Senti questa parte languida di una canzone, si chiama intro. Eccoci qua, fantastico, una canzone che credo, ma sarà una di quelle canzoni che mi ascolterò nei miei, perché io non ascolto tutte le mie canzoni, perché tutti pensano ma i cantautori ascoltano le canzoni loro, ma chi lo sa, secondo me qualcuno sì, qualcuno no, io non tutte, ma però ho delle canzoni che mi restano dentro, che mi porto, che sono non preferite, ma sono, diciamo, sono nate più ispirate e che restano dentro in maniera particolare, questa sarà una di queste secondo me. Allora io volevo ricordarvi anche che più che ricordare, io volevo salutare e ringraziare gli amici che hanno visto tutti questi concerti di dicembre, di gennaio, in maniera molto molto bella e sana. Voglio dire a loro grazie di cuore, perché siete stati fantastici, perché avete partecipato a questo tour meraviglioso e l'avete fatto col cuore, non solamente tanto per andare a un concerto, ma per gasarvi. C'è una telefonata, prendiamola. Biagio? Sì? Ciao, Carolina, di dove sei Carolina? Calvi di Sorta, provincia di Caserta. Pensa ci che bello. Il 7 maggio a Napoli. Evviva, finalmente Napoli, sei veramente contenta? Io avevo,
ho quasi 34 anni, ne avevo 15 il primo concerto che sono venuta da te e sono 15 anni che vengo. Mamma mia, stai invecchiando bene, cara mia, stai invecchiando benissimo. C'è un bambino qua, mio figlio ha 8 anni, si chiama Manuel, vuole cantare una frase della canzone sua preferita, può? Certo che può, a Radio Bruno si può tutto, cantano tutti, ripeto, anche Mantovani ha cantato a Radio Bruno, tutti possono farlo, vai tranquilla. Ciao, ciao viaggio, sono Manuel, ho 8 anni e voglio cantare una canzone che è la mia preferita. Vai, allora cantala, noi stiamo in silenzio, al mio via tu parti, ok? Via! Salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra. Salva l'uomo che vive, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Grazie Manuel. La nonna, noi ci vedremo il 5 maggio a Bari. Anche la nonna c'è. Viaggio e la nonna si chiama Maria. Maria, nonna Maria, che bella Maria, fantastico. Allora Bari, verrai, sarai una delle persone che, allora, uno dei tanti fan di Bari che hanno visto i 5 concerti, che vedranno 5 date incredibili a Bari, fantastico Maria. La nonna l'ho portata la prima volta a Roma 2 anni fa. Che bellezza, a Roma. Allora, sono felice, felice, felice. Con le mie pupille, Annie Gesuita e Antonella D'Angelo. Bello, ma siete una meraviglia, anche Gesuita, bellissime. Vi mando un grande bacio, vi voglio bene, grazie ancora Manuel. Ciao, I love you, bye bye, ciao. Siamo anche in diretta. Siamo anche in diretta su Instagram comunque. Adesso mi sono aperto anche un attimino una finestra su Instagram. Caro mio Paolino, tu fai questo lavoro da tanti anni e sei abituato a fare questi cioè avere queste incursioni nel cervello di facciamo fare telefonate. Adesso cosa facciamo? Paolo, ho bisogno di te. Attenzione! Attenzione che oggi compie gli anni un altro Lucio, un altro gigante della musica italiana, e canta una canzone. Falla partire. Il grande Lucio Battisti canta una canzone con pochissimi accordi, ma in un momento, secondo me, magico. Una storia d'amore, credo, magica. Loro si incontrano e vivono quotidianamente questo momento. La conosciamo, l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo amata. Liberatemi, l'inno, uno dei miei inni, perché con questa canzone ho finalmente questa canzone mi ha permesso di smettere di fare il lavoro che facevo prima e finalmente dedicarmi al mio sogno, che era appunto la musica, fare il cantautore. Parlavamo di tour prima di prendere la telefonata, parlavamo di tour e noi abbiamo finito questo fantastico tour a febbraio e riprenderemo a maggio. E quando lo faremo? Lo faremo il 2 ad Acireale, che sarà la terza data in Sicilia, il 4 e il 5 a Bari, che diventa la quarta e la quinta data a Bari, pazzesco, il 7 a Napoli, il 9 e il 10 saremo a Milano, il 12 a Montichiari, il 13 a Conegliano, il 23 e il 25 a Roma e il 26 saremo praticamente a Bologna. Ci sarà la festa per la chiusura di questo tour meraviglioso. Ma abbiamo una telefonata qui a Radio Bruno. Qual è? Pronto? Non è Francesca. Mi fai morire. Na 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 na. Dove sei andata? Se tu sapessi cosa mi stanno facendo in casa, mi stanno filmando mio marito e il mio papà, tanto per farti capire, prendermi in giro. Non ci posso credere. Beh, perché io sto lacrimando di brutto. Dai, che bello, sono felice. Dimmi qualcosa di bello, dove abiti intanto, dove abiti, cosa fai di bello? Io abito a Modena, sono commerciante, ho un supermercato Conad, metto Biagio Antonacci alle 6 della mattina a tutto volume e lo possono confermare i miei colleghi. E questo ti fa onore, questo ti fa onore, esatto. Brava, questo è un tuo dovere. Vengo da te, da Casalecchio, il 26 maggio con altre 3 fan. E questo ti fa ancora più onore. Ascolta, questo è un tuo dovere, bravissima. Un bacione, cosa devo fare prima allora, che muoio? Io ti devo conoscere, allora, ti prego. Non parliamo di morte così brutalmente. No, allora. Noi prima di morire ci baceremo tutti, capisci quella cosa bella? Tutti avremo il tempo di baciarci, forse anche in bocca prima di morire.
sì, sì. Senti, Francesca, quanti figli hai? Io ho due donne, Martina e Gaia. Quanti anni hanno loro? Una 18 e la piccolina 12. Ma ascoltano Biagione anche loro? Sì, sì, glielo faccio ascoltare, sono obbligate. Bravissima, vedi, grazie a voi le generazioni continuano, ecco. Adesso perché... Adesso ti racconto una cosa proprio tra me e te, io non lo so, deve essere una cosa sensitiva. Io tutte le volte che entro in macchina, ti giuro, accendo la radio e ti trovo sempre. Non è possibile, anche stasera quando ti ho sentito che parlavi pensavo di morire. Perché hai una bella radio di una buona marca, sì, esatto, e sintonizzata su Radio Bruno, bravissima, anche questa è una cosa a tuo favore. Ha fatto un regalone, veramente l'ho pregata veramente. Radio Bruno regala magie, soprattutto veramente. Dalle 19 alle 21, quasi tutte Mamma le sere, mia. Quasi tutte Mamma le sere, occhio, occhio. Certo, va certo, bene? Certo. Ciao tesoro. Ascolta, dimmi, ascolta, dimmi, Bologna, dimmi. Io voglio l'autografo, ti voglio conoscere, ti prego, cosa devo fare? A Bologna saremo tanti, saremo tanti. Chissà, no, allora dai, lasciamo aperto, lasciamo aperta la speranza e chissà, magari sì. Entro in macchina, magari quando esco non lo so. Dove ti devo aspettare io? Aspettami, saremo bellissimi. Ciao tesoro, un bacio grande. Ciao. Un bacio, Biagio. Ciao. Così, ciao. Che meraviglia, Francesca. Era Francesca, no? Pensa che meraviglia. Pensa che noi abbiamo ancora un pubblico di generazioni giovanissime. Anzi, qui c'è anche una bimba fuori che mi ha regalato anche un libro molto bello. Che è molto giovane, che mi ascolta secondo voi perché? Perché le mamme hanno ascoltato la musica mia nelle loro case, quindi vengono ai concerti che ancora non erano nate quando ho scritto certe canzoni, però vengono fuori con questa naturalezza, con questo spirito, e le cantano come se fossero state scritte ieri, capisci? Questa è una cosa bella. Questa canzone ve la dedico col cuore, è un inno di speranza. Ed è anche, dice anche, non accanitevi quando l'amore non arriva, quando non ce la fa, non accanitevi, perché non è obbligatorio amare una persona e non è neanche, non deve essere neanche una forzatura, deve essere naturale, come naturale è il momento in cui ho scritto questa canzone che sta per iniziare. Siamo su Radio Bruno, non dimenticate dove vai, il canale TV è il 256, lo streaming è radiobruno.it. Eccoci qui sempre su Radio Bruno, attenzione perché tra poco, anzi a parte che sono entrati due miei colleghi che adesso faranno, annunceranno, ma non annunceranno, diranno il notiziario, perché il notiziario tutto, è fondamentale, tutto, è vero, è la chiave di tutto, il notiziario. Però Paolo, prima c'è qualche cosa? Cosa c'è prima? Una canzone? Perché Biagio, tu hai scelto io. Una canzone. Ecco, ditemi un po'. Dei Tiro Mancino, ma perché questa canzone? Per concludere questa tua prima ora come DJ per una sera. Si chiama La Descrizione di un Attimo? Sì. La Descrizione di un Attimo, senti che meraviglia. A parte che voglio bene al grande Zampaglione, e poi una band che amo tantissimo. E allora, che bello, prima di un notiziario, ascoltare una canzone di questo tipo che ci mette in pace con tutto quello che potrebbe essere guerra fuori. 20 e 7 minuti, Biagio Antonacci su Radio Bruno. Fortuna che ci sei, e questa sera possiamo dirlo davvero, fortuna che ci sei qui dal vivo con noi, perché è il delirio, messaggi, gente che è arrivata. Tantissimi. Ti posso ringraziare a nome degli uomini di Radio Bruno? Perché grazie, di caro. Solito la sera non ci sono tutte queste donne in giro per i nostri corridoi, quindi grazie a nome di tutti quanti maschietti. Ricordiamo a tutti gli amici all'ascolto 348-255-9999 per i vostri messaggi, 059-64-1430 per parlare in diretta con Biagio, e ricordiamo poi anche il tuo live a maggio e il gran finale che sarà in quel di Bologna il 25. Sì, il 26. Ma guarda, e sarà bellissimo perché l'ultima data è sempre quella un po' particolare, no? Un po' di nostalgia, ma poi io dico sempre non è mai l'ultima, cioè non esiste mai una parte ultima, una parte iniziale. Diciamo che questo tour è stato strutturato così e finirà a Bologna, però poi si ripartirà con nuove idee, nuove emozioni, nuove sensazioni, magari un'idea diversa, un tour diverso, magari più intimo, forse ancora più, non so. Diciamo che la parola ultimo a me fa sempre un pochino paura, perché sembra sempre di dover, no, poi ripartire. Insomma, non esistono stop. Le persone intelligenti, secondo me, creative, non usano mai la parola stop, perché pensano già a quello che accadrà. O sbaglio? Assolutamente, sì, una piccola pausa per ripartire di nuovo. Ma anche slancio. Voi, quando fate il vostro programma, voi fate sempre dalle 19 alle 20 certo, 21. Certo, dove c'è la magia. Scusatemi, io mi sono... Sono stato un po' violento a rubarvi questo spazio, però abbiamo condiviso delle cose belle e lo faremo ancora. Però
questo è un momento magico, perché c'è ancora gente che va in macchina e c'è gente che mangia più tardi, quindi dalle 19 alle 21 la radio secondo me è fighissima. Assolutamente. Hai ragione. Okay. E se torni anche le prossime sere lo sarò ancora di più. Viaggio. Poi pieno di gente che viene a trovarmi, bambini, signore, signorine, ho visto che qualche uomo ogni tanto è successo. Viaggio, tra i vari messaggi arrivano comunque soprattutto dalle ascoltatrici la bellezza di sentirti in onda e descrivi le tue canzoni. La prossima la vogliamo descrivere per tutte queste amiche che continuano a scrivere, siete tantissime. Sei nell'aria è una canzone che ho scritto con un ragazzo molto giovane che fa trap, quindi una musica completamente diversa dalla mia, però pensa, due generazioni così diverse riescono a comunicare una distanza generazionale in maniera così semplice. Parti pure Paolo, please. Ecco, senti questo intro molto particolare. Ora inizio io, arriva subito lui. Lai Yong, sei nell'aria, Biagio. Na 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 na. Intanto nello studio di Radio Bruno si è creato un clima pazzesco. Sono arrivati dei miei fan storici. Adesso si presentano da soli loro. Vai, prima vabbè, gufo, certo. Gufo si sa, gufo si sa. Giusto, poi Allison. Morena. Chiara e Luca. Loro, di solito, soprattutto Luca e Allison, che hanno una storia d'amore molto bella, di sera suonano delle mie canzoni anche d'inverno, soprattutto in inverno di fronte al fuoco. Loro lavorano in mezzo alla natura, sono fantastici. Allora, siamo in diretta anche sul mio Instagram, ma anche però sul loro Facebook. Ciao, carissimi. Non si capisce più niente. Questo è un mondo di diretta, ragazzi. Ciao. Ci siamo intrufolati. Allora fatemi un pezzettino della canzone che vi piace. Vai. Okay. Sì, o se lei mi piace da morire. Vai. Sì. E io? No. Abbiamo detto quanto tempo ancora? Vai. Ok. Vai. Tra tanti amici. Se stavamo qui solita sera. Solita tribù. Inciso. E ti accompagnava. Ritornello. Un'emozione forte. E ti accompagnava ancora la solita canzone. Na 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 na. Il coro. Ma quanto tempo è ancora? Ti vai sentire dentro. Quanto tempo è ancora? Solo Radio Bruno capitano certe cose, solo Radio Bruno e solo con alcuni artisti. Ti bombiano dentro quanto tempo e ancora. Il finale. Mi viene da star male e sento che se te ne vai adesso io potrei morire. Che se te ne vai adesso ancora tu l'amore. Bravissimi, bellissimi, un grande applauso. Rimanete qua ragazzi, qui abbiamo anche tutta la zona stampa, guardate che roba, neanche alle politiche accade questo. Abbiamo più paparazzi noi che a Sanremo e neanche nel discorso di Renzi, che ha fatto alle 5 e poi l'ha fatta alle 6, era proprio in ritardo, nessuno aveva questo tipo di partecipazione così potente. Ma non parliamo di politica, non parliamo di elezioni, auguriamoci un grande futuro, speriamo che ci governino gli onesti, è nostro, giusto? La nostra predisposizione è questa. Viva gli onesti. E che facciano le cose per il popolo. Esatto. E che facciano le cose per il popolo. Paolo, dimmi, cosa dobbiamo fare adesso? Oh, presentiamo un capolavoro e salutiamo i miei fan con questa canzone meravigliosa di Franco Battiato che si chiama La cura che ho scelto per tutte le persone che vogliono sentirsi dire parole belle. Ok, tanto finale lo conosciamo tutti. Attenzione perché abbiamo due amiche in diretta. Federica da Brescia, hello? Ciao Biagio. Ciao Federica, come stai? Non ci posso credere. Ma neanche io, eppure siamo qua a Radio Bruno. Sto malissimo Biagio, sto malissimo, sei il sogno di una vita, veramente Biagio. Che bellezza, che bellezza Federica. Ma dove hai scoperto che ero qua a Radio Bruno, per curiosità? Da un mio collega, perché io esattamente adesso sono al lavoro e sono in pausa per te Biagio. Ma che meraviglia, ti sei messa in pausa? Ma allora hai scritto una pausa. Ho messo in pausa anche
colleghi in questo. Allora, come si chiama la tua? Beh, non, diciamo, non facciamo nomi di azienda che magari poi il capo si arrabbia, però dai un bacio a tutti i tuoi colleghi e a loro sì, dedichiamo tutta questa fine serata, perché non mancherà tantissimo, perché abbiamo già fatto un'ora e mezza in diretta, lo sai tesoro? Lo so, è dalle 7 che ti sto ascoltando, Biagio. Che bellezza. Federica, grazie di cuore, salutami tutti. Abbiamo... Grazie a te, va bene. Ciao tesoro, salutami i colleghi. E anche il 12 maggio, un bacio. Meravigliosa, ciao cara. Ciao, Biagio, grazie. Ciao. Attenzione, abbiamo i cancelli a Modena. Erika di Modena, pronto? No, di Castelfranco. Ah, di Castelfranco. Paolo, sì. Paolo, cosa mi combini? Quel regista, lui è emozionato. Quando sente la voce da donna, lui non capisce più niente, va in crisi, capisci? Allora si fa dei sogni, immagina. Quando la voce è così bella, ha detto, lei sarà di Modena, perché è così bella la voce, capito? Sì, immagino. Come stai, Erika? Benissimo. Cosa fai di bello nella vita? Dimmi velocemente tutto. Allora, sono una gastronoma. Aspetto che tu mi chiami a cucinare a casa tua, così ti farò. La tua specialità qual è? La più potente? No, Biagio, non mi fare queste domande. Dai, una solo al volo. Dimmi la cosa migliore che sai fare al volo. Una catalana? Sì. Ti piace? Beh, fantastica la catalana. Con lo zucchero di canna? Oddio, non mi dire così. Va bene, è buonissimo. Erika, ti mando un grande bacio. Va bene, ti devo lasciare anche perché siamo in tanti. Il 26 maggio. Il 26 a Bologna sarà una grande festa. Ciao tesoro. Ciao. Ascoltaci sempre qua su Radio Bruno. Non mancare i prossimi appuntamenti, mi raccomando. Allora, caro Paolino. Ironic è un pezzo pazzesco di Alanis Morissette e lo dedichiamo a una ragazza che mi ha appena scritto: ciao, mi potete chiamare? Io sono Roberta, non chiedo altro e io ti dedico questa canzone che non è mia purtroppo, ma è di una grandissima artista. Eccoci qua, perfetto, in diretta, siamo a Radio Bruno, non mancate, noi non manchiamo e non siamo mai mancati. Volevo salutare Gianni, che è il boss di Radio Bruno e che non sta tanto bene. Curati un po', Gianni, non trovare queste scuse fino all'ultimo per non essere qui con noi nei momenti più belli della storia della radio e della comunicazione. No, scherzo, Gianni, un grande bacio, so che saresti stato il primo a ricevere, ma c'è tuo figlio e tutto lo staff che sono veramente meravigliosi. Thank you very much, Radio Bruno, abbiamo una telefonata, occhio, una certa Alessandra che dice che chiama da Cavezzo di Modena. Dice di aver cantato con me, sbaglio? Sì. Quanti anni fa? Lontano non mi ricordo esattamente la... Eravamo al Vox a Nonantola. Come siamo vecchi, non mi dire ste cose, non mi ricordare queste cose, non mi ricordo... Cosa abbiamo cantato insieme? Cosa abbiamo cantato? Abbiamo cantato la canzone che tu allora di Ottavio... Lavorerò, abbiamo cantato Lavorerò. Sì. Che bella. Sì, ma te la ricordi ancora? Tu vedi i capelli, ero giovane. Quanti anni avevi tu? Ah, io avevo 20. Dai, e se tanto mi dà tanto, sì. Ora ne hai? Sì. Oggi non possiamo dirlo. Oggi, lascia stare. Oggi perché il mio compleanno, ne ho 45. Tanti auguri tesoro, grazie, speriamo di arrivare un'altra volta con un'altra canzone da poter cantare con te, un grande bacio. Comunque io ero a Mantova, al Palabamba, ho cantato con te anche là. Ti sei divertita? Tantissimo. Bene, dai, magari torni anche a Bologna. Comunque, ti mando un grande bacio intanto. Sì, ti volevo solo dire una cosa al volo. Dimmi. Che il primo concerto della mia bimba, che ha 7 anni, l'ha visto nel mio pancione ed era il tuo. Beh, allora vedrai, infatti come sta la bimba? Bene. Cresce da Dio. Sarà bellissima, sarà intelligentissima, ovviamente, no? Chiaramente. Ciao tesoro, un bacio grande. Ciao Alessandra. Ciao, grazie mille. I love you. Grazie di cuore. Arrivano messaggi da tutte le parti, da Comacchio, addirittura dalla Sicilia. Quando torno in Sicilia, Biagio, si vede che si ascoltano in streaming, penso, no? Oppure Gianni ha aperto una frequenza anche lì, ha fatto questo colpo senza dire niente a nessuno, tac, ha fatto un altro piccolo investimento per il futuro, ha aperto un frequenzone in Sicilia, ma perché arrivano anche dalla Calabria i messaggi e poi da Comacchio, grazie di cuore, sono tantissimi e sono veramente emozionanti, fanno capire quanto sia bello comunicare attraverso la musica, perché quanta gente poi rimane legata alle tue canzoni. Adesso abbiamo un grande pezzo, secondo me, sbaglio? Ah, perché te ne vai? È curioso questo ragazzo, questo uomo che rimane solo a casa nel weekend. Lei se ne va e lui, un po' incazzato e un po' no, pensa e dice: occhio.
sfumare questo solo di chitarra, sfumare questo solo, è veramente un peccato. Però siamo a Radio Bruno, sono Biagio Antonacci. Se non l'avete ancora capito, se non l'avete ancora ascoltato, sono qui da quasi due ore. Il tempo passa, il tempo vola. Ogni volta me lo dico, guardatemi nello specchio, ma è la verità. Quando si sta bene insieme, le cose veramente sono velocissime e volano via. Guarda Paolino che bello, si fa fare le foto in regia. È bellissimo che Paolo è in mezzo a 7-8 signore, ragazze, signore, no, quasi, dici, signore? No, signorine, anche signorine. Addirittura sono due gli uomini. Si fa fare le foto, si fa dare i baci sulla guancia. Sai quando ti danno quel pizzicottone, vedi, bello Paolino di Mare, che bello che sei. Adesso io... voglio, intanto abbiamo una canzone dopo, giusto Paolo? Che è quella di Claudio, no? Perfetto, un capolavoro che ho cantato anche a Sanremo con lui, una grande emozione, una grande soddisfazione, perché cantare una delle più belle canzoni della storia della musica italiana con Claudio per me è stata una cosa incredibile e non tanto facile, una canzone molto impegnativa, però... ho trovato quest'uomo veramente generoso e devo dire che, una piccola parentesi sul festival, è stato forse il festival più bello che ho visto in questi anni, e devo dire grazie a Claudio perché è stato generoso, puntuale, non si è mai messo prima degli altri, ha lasciato il palco a tutti ed è stato generoso, e io amo la generosità, amo le persone che lasciano spazio, che lasciano frequentare lo spazio della vita e della musica in maniera libera. Quindi adesso abbiamo questa canzone noi, no? Eccola qua. Mi viene in mente subito il palco di Sanremo. Quando è partita la canzone sapevo che dovevo stare all'altezza di questo grande cantante. E così ho chiuso gli occhi. Un po' guardavo il gobbo, un po' pensavo a me. Pensavo alla mia ex fidanzata che ascoltava Baglioni. Io baciavo lei, lei baciava me. Mentre lui diceva questo. Ricordo di me per sempre, per tutto quanto tempo, in questo addio io mi innamorerò di Radio Bruno. Grande Biagio. Biagio, mi hai fatto commuovere questa donna che solitamente io la chiamo Frozen, quindi Elsa di Frozen, perché insomma è una donna di ghiaccio, no, me l'hai fatta commuovere. Ma guarda, è un'emozione per me, è un'emozione per me, riuscire a commuovere è fantastico, commuoversi è meraviglioso e secondo me adesso ci riuscirai anche tu. Da domani no, commuovere lei, ma non lei credo proprio, commuovere no. Lei Biagio, quando Simone canta è una disgrazia, è meglio non farlo cantare, perché io faccio come fai te prima, che durante la canzone canto, però non mi viene esattamente uguale, no. Non so per quale motivo, ma non mi viene esattamente uguale, ci provo, ma hai qualche trucco da insegnarmi? Ma guarda, devo ancora capirli io i trucchi, perché per cantare bene è intonato, diciamo che cantare secondo me è la cosa più bella del mondo, è più facile. Se tu entri, ti convinci di non essere capace, non imparerai mai. Se invece tu canti normalmente durante il giorno, mentre vai in macchina, mentre ascolti la radio, mentre ti fai la famosa doccia, c'è sempre questa cosa che canti sotto la doccia, chissà perché, vabbè, comunque, anche perché è difficile cantare sotto la doccia con lo shampoo dappertutto, sì, un difficilissimo, però insomma canta libero, perché per esempio ai miei concerti io dico sempre: ragazzi, cantate liberi e ballate anche liberi, perché io ballo malissimo, sono goffo, però quando ballo vedo che la gente si gasa e si mette a ballare, perché non ha di fronte un riferimento impegnativo, perché se vedono, se ci riesce Biagio, riusciamo anche noi. Senti, a proposito di concerti, infatti, 26 di maggio il concerto di Bologna, c'è questo tour in giro per tutta Italia, sì. Ma com'è questo spettacolo? È un spettacolo molto, appunto come dicevo io, molto vicino alla gente, al pubblico, cioè io canto perché gli altri cantano, dico sempre il concerto funziona solo se noi stiamo insieme, che è un po' il mio slogan, funziona solo se stiamo insieme, capito? È il mio slogan, quindi è uno spettacolo fatto di gente che vuole stare bene, divertirsi, di fare musica, che se ne frega degli effetti speciali, se ne frega delle cose paranormali, ma vuole essere sul palco con me, e io tutte le sere finisco il concerto distrutto, ma orgoglioso di avere un pubblico così, te lo dico con il cuore. Ed è stato invece un piacere averti qui come DJ per una sera a Radio Bruno. Grazie, tesoro. Grazie a voi. Scusa Biagio, però stavamo guardando l'agenda, no? Per esempio, sì. Quando è che puoi tornare? Tipo domani sera? Domani sera dalle 19:36, perché fino alle 30 ho un altro impegno. Ok. Aspettiamo. No, ma torno ancora, soprattutto
Questa è una fascia che mi gasa tantissimo, perché tra 19 e 21, ripeto, la gente va ancora in macchina. Dillo a Gianni, ascolta anche tu, Mantovani, non ti incazzare. Fai bravo, Mantovani, non puoi adesso, mi hai mandato un messaggio, non parlare di me, del mio passato canoro. E invece io te lo voglio dire, caro amico mio. Caro Robby, noi cantavamo insieme, tu mi portavi a fare certi concerti nelle discoteche anni fa, e poi facevi un pezzo anche tu, oppure facevi anche il DJ, però tentavi di cantare e certe volte mi guardavi dicendo: hai visto come si fa a cantare, Biagio? Ragazzi, grazie di cuore, Biagio Antonacci, meraviglioso. A tutti gli amici, anche i ragazzi che sono venuti qua stasera, tutti hanno preso la macchina, sono venuti qua da Manto, insomma, grazie a tutti di cuore. Vi lasciamo grazie, con Biagio. Roberto Trapani, ancora grazie Biagio Antonacci per quel che riguarda il Drive Time, domani sera a partire dalle 19 con Biagio, sembra di no, sembra, eh? Ciao. Purtroppo no, ma alla prossima, ciao Biagio. Ciao di cuore, ancora grazie.